siamo partiti per il viaggio fino a Riga, ok? Qua c'è il mio amicone bellissimo Sgnaccherone. E niente, sono le 7 di mattina circa e niente, siamo in giro. Per ora guida lui, poi guiderò un po' io e così via. E adesso stiamo andando a Lubiana, che è in Slovenia. Bravo, giusto? Bravo. Vedi? Mi ricordo anche la geografia. E niente, saremo là più o meno fra 4 ore se non ci fermiamo, ma qualche pausa la facciamo, quindi tanto non abbiamo fretta. Siamo ufficialmente in autostrada, quello è la torre di Bergamo per capire che stiamo andando via da Bergamo. Là c'è l'alba che sta albeggiando, o meglio sta iniziando a albeggiare perché l'alba alla fine è quasi alle 8 di mattina in realtà. E niente, let's go, tempo stimato 4 ore 2 minuti 448 km. Ma che bellina l'alba però, eh? Purtroppo qua non si può far volare il drone, sennò sarebbe stata una figata. Vi faccio vedere un po' meglio l'alba. Ma che bella che è. Tanto là c'è Venere, credo, se non sbaglio. Dai, si preannuncia un bel tempo, stranamente. Rispetto a 2 anni fa che ho beccato il diluvio universale, la neve, la gonorrea. No, la gonorrea no, mi dissocio. Ok, ci fermiamo un attimo qua all'autogrullo, che prende il liquido forse dei tergi, e in più facciamo magari una dronata, che qua non c'è più il limite di altezza, cioè c'è il 120 metri, quindi proprio inizia da qua. Allora, siamo qua nell'area di sosta, vuol fare un volo a vedere l'alba. Addio drone, ciao. Ok, qui abbiamo fatto un voletto veloce, giusto per vedere. Era l'unico punto in cui si poteva volare in autostrada, praticamente. E adesso stiamo già per atterrare. E chi sono quei due mega gnocchi lì? Probabilmente dei fotomodelli, soprattutto quello che saluta. Ma quanto è gnocco! Mamma mia! Mi spiace, non è single. Allora, andiamo a fare un giretto qua all'autogrullo. Prendiamo qualcosina. Più che altro mi sono dimenticato di portare l'acqua da bere da casa, quindi. Cioè, sti cose qua li pago al supermercato tipo 70-80 centesimi al massimo. Usano 3,80 euro. Un po' mi piange il cuore. Però sono stronzo io che non mi sono portato la roba da bere da casa. Però penso che prenderò la cosa che costa di meno in assoluto, che è comunque troppo, è l'acqua. Non pensavo che avrei visto qualcosa senza glutine al coso qua, però all'autogrill, ma è anche scontato, ma comunque costa più del doppio di quello che lo pago di solito in qualunque altro posto. Penso che non mangerò. Sì, penso che non mangerò. Idratanza. Siamo professional, abbiamo riempito il coso dei tergi e via. Adesso sta facendo il filmatino da sborone. E ormai il sole è salito, sono quasi le 8. Le scie chimiche! E finalmente albeggia. Mancano solo... Ah no, adesso stiamo andando alla LDL per fare la prova dei prezzi diversi che faremo in tutta Europa. Così vediamo le differenze nello stesso tipo di supermercato. Let's go! Per ora guida lui, poi dopo la Lidl guiderò io. Siamo a Ospitaletto. Mai stato in vita mia, non pensavo neanche che fosse in Lombardia, sinceramente, Ospitaletto. Pensavo fosse da tutt'altra parte. Ho dovuto cambiare carrello perché quello lì c'ha le ruote inchiodate. Io boh, veramente. Queste funzionano? Sì. Sono giganteschi i carrelli della Lidl. Non capisco, sono enormi. Alla fine io ho trovato questo pan bauletto senza glutine alla Lidl e vediamo com'è. Dubito che esista anche all'estero, ma non penso che faccia così schifo. Vediamo un po'. Allora, per esperienza personale, quando il pane è fatto così non è particolarmente buono.
Sembrano le spugne del bagno, quelle che quando bagni si gonfiano. Boh. Niente, il signore qua si è fatto la piadeina con prosciutto, insalata, maionese. Io panino di merda con la... Che vita triste. Con salame ungherese. Ma il mangiare della sabbia. Penso che metterò ancora più maionese. Niente, sembra di mangiare una spugna, appunto. Meglio di niente, sì. Però sembra una spugna. Calcolando che costa quasi 3 euro. Mi conveniva prendere una spugna. Bene, adesso guido un po' io. Tra 50 metri. Ecco. Mi metti la mappa. Dove cazzo è l'uscita, scusa? No, di qua mi sa. Svolta a destra. Quindi. Svolta a destra. Non posso svoltare a destra lì. Ok, siamo tornati in autostrada, adesso lui dorme un pochino, io guido e via. Allora, che bello avere il sole esattamente in faccia. Boh, ci diamo il cambio, lui ha dormito un pochino, adesso visto che io stanotte non ho proprio dormito neanche 2 ore tipo, faccio io pausa. Buonanotte. Allora, stiamo per passare il confine slovenese e niente, stiamo per passare il limite di velocità della Slovenia. Ma dov'è sto confine? Scusa, eh? Fanno le finte quelle del confine? Questa storia, confine, non confina. 500 metri c'è il confine, siamo confinanti nel confine. Siamo già entrati? Mi sembra cambiata la strada. Secondo me siamo già entrati. Forse sì. Mantieni la destra no. Al bivio. Oh. Il piano figa! 50 ha messo lì un radar. Ah, eccolo. Eccolo qua. Siamo finalmente al confine slovazio. Slovenia. Vedi, per quello che c'è il limite basso di velocità, perché è Slovenia. Mamma mia, ma quante ne sai? Sono proprio simpatico, eh. Sono proprio simpatico, Adesso ti faccio la telecamera forte. Oh, finalmente si vede un po' di neve, almeno a bordo strada. Si vede che siamo in un altro luogo dell'universo. Perché qua ha nevicato e in Italia no? Cos'è sta storia? Cos'è sto razzismo verso gli italiani? Comunque mancano 71 km, io ho dormito bene, un po' in coma, ho fatto una live da 2 ore mentre dormivo, c'erano 150 spettatori così a caso. Io giuro non capisco la gente. Ci siamo fermati a far benzina, qua costa 1,6,49 tipo, 1,642 al litro la benzina questo qua. Penso che verrò qua a fare il pieno la prossima volta. Ok, andiamo a fare un giretto qua al petrol station. Vediamo un po' cosa c'è di bello. Questa è una cosa intelligente. Le cose, le banane in vendita non è male. Comunque, boh. Sembra tutto normale. A parte questi e questi, che boh. Stranamente, nonostante faccia più freddo che in Italia, vabbè che adesso c'è il sole, però si sta bene, c'è solo su la maglietta questa qua e basta, si sta bene, bella giornatina. Dovrebbe esserci un castello lì in mezzo da qualche parte, ci fermiamo a fare pisciare e cagare i cani e boh, magari facciamo un giretto col drone, adesso vediamo. Sarà quello là? Sì, è l'unica cosa che assomiglia vagamente a un castello.
Allora, ci siamo fermati qua, in campo, almeno le bestie scorrazzano un po'. Adesso faccio una dronata veloce qua, stando attenti un po' ai cavi dell'alta tensione. Oppela! Ok, pronto al decollo. Iniziamo. Let's go. Ok, sembra tutto stabile. Andiamo là al castello, va? Andiamo su, andiamo su, andiamo su. Così almeno non rischio coi cavi dell'alta tensione. Ok, adesso viaggio velocemente, accelero un pochino il video. C'era molto vento contrario, tra l'altro. E adesso sto tentando di raggiungere il castello, almeno quello che penso sia un castello, poi sì, alla fine effettivamente controllando era un castello, anche se sembra più una stalla grande. E niente. Ma dici che è quello il castello? A me non sembra un castello. Sinceramente a me non sembra un castello questo. Ma più un casolare. No, era proprio un castello. E niente. Questo è il castello. Bello, molto molto bello. Non l'abbiamo visto dal vivo, però vabbè. Potrebbe essere un castello, ma mi sembra molto molto piccolo come castello. Ritorno super velocissimo. Ok, atterriamo. Tra l'altro il ritorno è stato super veloce perché c'era il vento a favore. Oh, ma chi è quel figo lì? Eccolo qua. Buongiorno, ciao a tutti, sono il drone. Ciao. Ah, adesso vi faccio vedere una roba. Se non volete atterrare perché non avete uno di questi qua, tra l'altro link in bio, o c'è sporco, robe simili, siete su una barca, fate così e via, e siete atterrati. Ok, ripartiti, mancano 77 km all'arrivo. Let's go. Comunque c'è da dire che è un bel posticino, almeno esteticamente parlando. Poi adesso vediamo appena arriviamo a Lubiana, mancano 25 minuti circa e vediamo. Però mi mancava la neve, era tanto che non la vedevo. Non so se lo notate, ma più stiamo andando avanti più diventa innevato il paesaggio, è sempre più figo. Ed è strano perché comunque, cioè, siamo a 400 metri di altezza, non è che siamo altissimi, cioè poco di più di Bergamo alla fine, e qua c'è neve. Prima, dove eravamo prima, qualche chilometro fa, c'era sole, c'erano 11 gradi, qua ci sono 4-3, Vernica, c'è un tizio con i baffi. Comunque stiamo scendendo di quota e diventa sempre più innevato e non sto capendo, dovremmo essere sui 200 qualcosa adesso lì. Ho fatto caso adesso che siamo a meno 3 gradi improvvisamente. Cioè eravamo a 11 gradi mezz'ora fa, adesso siamo a meno 3. E tipo 2 minuti fa eravamo a 0. No, non sto capendo. E niente, più andiamo avanti più cala la temperatura. Siamo a meno 4 e l'una e mezza di... Ah, e abbiamo trovato, anzi ha trovato lui, un ristorante 100% gluten free con un'ottima review su internet, con un fottio di voti. Quindi andremo a mangiare lì e farò il video anche al ristorante a sto punto. Lubiana e Mona Rimskomesto. C'è anche l'Aldi. Offer. L'Aldi che si chiama Hofer. Hofer. E niente, siamo arrivati. Gli alberi così sono bellissimi. Sono la cosa più bella al mondo, gli alberi coperti di neve in questo modo. Proprio belli.
Oh, quasi quasi noleggiamo le bici, eh? Giusto un pochino coperti di neve, ma poco. Comunque fa freschino, ancora meno 4. Era salito a meno 3, adesso di nuovo meno 4. Cioè, sono più avanti dell'Italia, ci sono i marciapiedi puliti. I marciapiedi puliti, ok? I pedoni possono camminare nonostante la neve. È incredibile, eh? Cioè, cose che in Italia proprio mai viste nella storia. Dai, siamo quasi arrivati. Cosa manca? 500 metri? Quanto manca? Un minuto. Un minuto, dovremmo essere praticamente arrivati. Dovremmo essere arrivati in teoria. Sarà una di queste case, credo, boh. Adesso cerchiamo il civico giusto e poi parcheggiamo. Villa del Mona si chiama questo posto. Come si fa qua a entrare? Cosa devo fare? Devo digitare qualcosa? Parcheggiamo, siamo qua, siamo arrivati. Ci abbiamo impiegato un attimo a entrare, a capire dove fosse l'ingresso, perché era un po' nascosto, leggermente nascosto. Figata. Parcheggio 1, quale cazzo è il parcheggio 1? 10? 2? Dov'è l'1, scusa? Ci hanno scammato. Ci hanno scammato l'1? Non c'è l'1? Dov'è? Perché parte dal 2? Dov'è l'1? Dove cazzo è il parcheggio 1? Ok, ci siamo. Oh, che bel freschino. Ah, che goduria. Bel posto, figo. Questa è tutta la strada che abbiamo fatto in questa giornata. Guardate che se non fate i bravi vi cucino. Vi cucino tutte e due. Ma sei sicuro che non bisogna entrare da qua? Scusa. Appartamento 1 è al basement. Ah, fa freschino. Andiamo giù, esploriamo. Vietato fumare. Andiamo un po'. Ah, figo. Qua per le luci. Questo? Ah no, eccolo qua. For your dog, che carino. Ma che bellino. C'è anche lo specchietto per le allodole, per farsi brufoli. La doccia ci sto, stranamente, c'è il water. Tu fai cosa? Stai qua nel matrimoniale? Io però... No. A me sì, ma sai che a me in realtà piace stare nell'oculo? Vedi se ci stai. Sono mica così ciccione. Vabbè, sei più largo di me. Ah, sono più largo di te? Ah, da quando? Sempre. Ah, da sempre? Niente. Ma tu sei più alto. Quindi? Come la mettiamo? Ah, c'è anche il cucinino, eccolo qua. Il cucinino, col mini, il mini cosino. Sì, magari anche per domani mattina conviene da fare un po' di spesa. Sì. Vediamo. Bello comunque. E qua la vista? La vista è? Ah, questa è dove c'è la macchina. Ah, c'è tipo un mini coso nostro per sederci. Se mi siedo su quei cosi lì, secondo me non mi alzo più. Rimango incastrato per sempre. Anch'io. E la macchina è lì. Possiamo anche guardarla bene. Niente, lui ha deciso di passarmi le roba da lì. Cani, state dentro, fate i bravi. Questa è la sbattiera per loro. Ah, ok. La cuccia per voi bestie. La cuccia per le bestie, qua. Date cuccia. Dai, cuccia sulla be. E adesso vuol passarmi le valigie per qualche motivo. Io ho un po' paura di scivolare perché qua c'è il ghiaccio. E la madonna. Oppela. Ce l'hai? Vai, vai. Grande forza. Ok, una. Ci ho fatto caso adesso che ci sono anche le stuoie per i cani addirittura. Figo. Madonna, sto cagnone, cosa vuole con queste zampe, spusone? Foto. Ma che figata! Ma poi tra l'altro lì c'è tipo un parchetto, penso che ci sia il letto del fiume qua. Svolta a destra. Bella sta chiesona. Svolta a sinistra. Molto bella sta chiesona. Questa qua andiamo a vederla, eh. Facciamo un giretto, sì, mi sa che qua sotto c'è tipo un... Sì, c'è un fiumiciato. Svolta a sinistra, quindi...
Allora, il ristorante dovrebbe essere lì da qualche parte. È bellissimo tutto innevato così. Adesso, prima di andare al ristorante, visto che a quanto pare fanno orario continuato da mezzogiorno alle 8 di sera, facciamo qualche fotina, magari andiamo lì alla chiesa, vado lì un attimo al fiume e volevo fare anche la foto col pupazzo di neve. Il pupazzo di neve, che bello. Con la carota. Ma quanto bella è questa foto? Allora, fotografo, stai fotografando? Io sto facendo un po' di filmati vari anche in terza persona. È veramente figo. Veramente, veramente figo. Comunque, cioè, ci saranno meno 4 gradi, però si sta bene, cioè. Io non ho freddo neanche un po'. C'è neanche bisogno di mettere i guanti. Che figata! Adesso con la telecamera questa lo metto sotto il ponte. Stop recording. Questa vista è bellissima, col fiumiciattolo così sotto, tutto innevato. Adesso vi faccio vedere, ho fatto sia una foto, adesso faccio anche il video. Questo è il sotto del ponte. Che figata. È una figata. Una figata. Figata pazzesca. Era veramente 2 anni che non vedevo la neve. Eh sì, nevica dagli alberi. Oh, le scie chimiche. Comunque la neva, tanta roba. Guarda che bello, quanto cazzo bello è il ghiaccio messo così. Cioè, non so se si vede. È bellissimo. Cioè, questa è brina che si è ghiacciata sull'albero, non ha nevicato qua. Questa non è neve. Sto per fare una cosa di cui mi pentirò tantissimo, ma la farò lo stesso, perché sono stronzo. Oh! Porca porca! Mamma mia! Mamma mia, cosa? Porca puttana, sei fredda! È più fredda del dovuto! Oh! Oh! Porca troia! Io di solito no! Oh! San Gennaro, dammi la forza! Ma chi è sto qua? È Gesù? Mi sa che è Gesù, non lo so, mi sto soffrendo. Porca troia! Ah! C'è il trenino! C'è il trenino! Dopo lo prendiamo il trenino? Comunque sto soffrendo tantissimo, giuro, cioè era una temperatura imbarazzante. Adesso ho capito come mai fa così freddo. È la neve che tiene tutto freddo. Porca troia! No, sarà a meno 10 gradi quella neve. Ah, ok, non ci avevo neanche fatto caso, ma il ristorante era Mister Pupazzo di Neve. Quindi è qua, 100% senza glutine. Tutto senza glutine, tutto sglutinato. Cioè, vi rendete conto? Neanche in Italia ci sono ste robe. Top quality. Traveler's Choice. Gli farò una bella recensione adesso, vediamo. Allora, ci sono le zuppe varie, gnocchi, pasta, risotti, lamb, cioè agnello, black angus, baby ribs, ci sono le costine. Sì, l'odore è buono. Fried chicken breast with fries. Entriamo. Che bella porta. Porte automatiche, tutto. Cucina a vista, tra l'altro. Cos'è? C'è la smokeria, c'è il Weber gigante per smokare. No, che bello, ma che bella, ma che figata quella cosa lì. Quella fa la tutto smoke. Piacerebbe averlo a casa quello. Allora, diamo un po'. Entrate caro. Anatra all'arancia, cioè il petto d'anatra affumicato. Con miele al tartufo e roba di barbabietola. Bello, bello, molto bello. Adesso decido e poi vediamo. Allora, questo qua è anatra, petto d'anatra con varie bacche, miele al tartufo e un letto di spinaci e qualche erbettina sopra. L'odore di tartufo è bello potente. Speriamo sia buono. Lui è andato un attimo in bagno e appena arriva lo assaggio. Pane? Voglio il tuo feedback sul pane.
Ah, ecco. Allora, il pane senza glutine non è male l'odore, eh? Allora, vediamo prima però questo. Speriamo che mi piaccia. Non ho mai assaggiato, sinceramente. Let's go. L'odore è super mega tartufato. È freddo. Si sente l'affumicato dietro. Il grasso si scioglie, molto buono. È dolce. Sembra quasi come consistenza un prosciutto. No, un carpaccio. Però più delicato. A me piace. È effettivamente molto buono. Che bomba. Adesso assaggio il pane da solo. È buono. È buono anche il pane. C'è effettivamente di pane. E la consistenza è giusta del pane. Che non è facile senza glutine. Già da questo è approvato. Minchia, buono. Buonissimo, cacchio. Non me l'aspettavo così la realtà. No, io non mi aspettavo che fosse buono. Sinceramente. Approvato. Gente, errata corrige, avevo letto male, avevo letto duck per qualche motivo, invece è goose. È oca, non è anatra questo. È petto d'oca. Oh mio Dio. Ma io sono... Infatti è qualcosa di... Sono basito, ma è buonissima, cazzo. Ricorda un po' il patè, no? Sì, ma è proprio buona. Ti lascia anche un buon retrogusto in bocca, è proprio buona. È buonissima. È veramente buona. È veramente buona. È veramente buona. Ok, ricapitolando perché siamo scemi. Allora, petto di oca affumicato con miele al tartufo e polvere di barbabietola. Che più che una polvere era una specie di barbabietola un po' sgrattugiata, però top, top, veramente buono. Adesso abbiamo preso due zuppe, una di funghi e una di broccoli. Poi vabbè, le assaggiamo varie. L'aspetto non è dei migliori, sinceramente. Però quali magari il gusto. Ah, ci sono dentro i pezzettini di funghi. Ok, pensavo fosse frullato. Invece non è a pezzi. Questa non lo so. Questa non mi ispira molto. Prova questa, che se la preferisci. Ha un retrogusto un po' amarognolo, secondo me, quello. Io preferisco questa. Te? Questa la mangio. Sì? Cioè, ma preferisci quale? Differente. Però sì, questa qua non... Più che altro sembra un funghi... Un po' amarognoli. No, ma è proprio il fungo che... probabilmente non è fresco, ma non è stagione. Ah, può essere. Questa qua non è speciale. Potremmo... Ho la vaga impressione che potremmo aver preso troppa roba. No. Ma giusto un pochino. Però, però, possiamo portarla a casa e mangiarla stasera, ovviamente. Forse le zucchine erano dietro. Sì, esatto, le zucchine sono... No, sai cosa? L'erbetta sopra il purè. L'erbetta sopra il purè, secondo me, stoppa. Comunque, io penso che assaggerò prima questo, così è ancora bello croccante. E... Minchia, è troppa roba. Diamo un po' anche ai cani. No, si scherza, non si danno le robe fritte ai cani. Manca sale però. Morbida e morbida. Molto buona. C'è anche la salsina, tra l'altro. È buono. È una cotoletta. Normale. Questa è salsa rosa. Buona. Buona cotoletta, molto croccante, non secca, è ancora bella succosa all'interno, che non è facile da fare, eh. È buono. Sì. Ah, è una cotoletta. Oh. Costine. Buone. Però salsa barbecue la preferisco un po' più, questa è un po' tanto agro.
tanto... perché l'hanno aggiunta dopo. Io quando la metto, la metto durante la cottura e si caramellizza di più. E anche la carne non è top. No? No. Vabbè, ma tu hai assaggiato le mie, grazie. Esatto. Appunto, allora. Buone sono buone. Poi mi sa che queste qua sono anche affumicate però. C'è qualcosa di... andiamo subito. Vabbè, le costine si mangiano con le mani perché siamo delle bestie. Facciamo anche una nasocam. Sì, allora, decisamente è stato un po' affumicato questo. Ah! Beh! Ah! Oh! La carne si stacca l'osso facilmente. È buona, sì, ma manca qualcosa effettivamente. Preferisco le tue, ecco, non che non sia buona. Come sofficienza, sofficità, sono estremamente soffici, quello sì. Sì, la cottura è top, però penso che la qualità della carne non è gustosa. Ma non penso che sia la qualità della carne, è proprio il come è stata cotta. È stata cotta per molto tempo questa, e quindi non ti lascia quella sensazione di strappare la carne. Che c'è a chi piace, c'è a chi non piace. Però la carne di per sé è poco, cioè è più affumicata che condita. E la barbecue di per sé non è. Non lo so. Quelle non effettivamente non le apprezzo tantissimo. Cioè, sono buone, ma mi aspettavo di più. Patatine sono patatine, buone. Questo è stinco di. Cos'è che avevo detto prima? Agnello. Lambo. Agnello, sì. Stinco di agnello. Prima volta che vedo lo stinco d'agnello nella mia vita. Questo è freddino. Sì. Molto erboso. Non salato. Cioè ci sono più erbe che spezie. Non è male. Non è secco. Però la maggior parte del gusto sinceramente sono le erbe. La carne non sa di granché. Di suo. Vediamo pure. Pure molto burroso. Sai burro. C'è veramente tanto tanto burro in quel purè. È quasi solo il burro il gusto del purè. Ma buono però sì. Secondo me meglio del coso lì che abbiamo mangiato all'inizio non è difficile. Però buono, in generale buono. Però mi aspettavo di più dai prezzi che ha effettivamente poi il costo di tutta sta roba. Però buono, dai. Ok. Che ora è? 4 tipo? Boh. Non ne ho idea. Adesso caccio la faccio anche dentro questa di neve. Aspetti. Minchia, sei fredda. Non è neve normale. Comunque mi sto proprio addormentando, non ce la faccio più. Devo dormire, ho dormito cosa? 4 ore scarse in 2 giorni, ecco Dio! Quasi muoio. Let's go. Ok. Andiamo dentro la casina a dormire, anche se sono le 4 del pomeriggio. Ok, stiamo andando a fare un giretto per Lubiana. Adesso giriamo, ho dormito un paio d'ore. Minchia, meno male che ti ho detto occhio, meno male. Sì, qua è un po' pericoloso marciapiede, eh? Oh, un po' tanto. E niente, adesso andiamo a fare un giretto in centro. Io sono un vestito relativamente leggero, su 2 magliette termiche, una maglietta normale, giubbino. Lui ha su Gesù. C'ho neanche i guanti io. La madonna, gli attraversamenti pedonali fanno dei rumori particolarmente fastidiosi, eh. Corri! Cos'è quel robo lì? Per le bici? Ah, sì, vero. Potremmo andare in giro in bici però, eh. Queste sono le tipiche panchine di Lubiana, fatte in cemento e una materia verde. Penso che sia metallo dipinto o plastica.
Ah. Che storie. Qua c'è qualcosa. Slovenian Woman Artist dal 1850 al 1950. Cosa? Ah, siamo a Bergamo Alta, città alta. Comunque sì, dopo le 8 mi sa che qua chiude tutto. Anche perché il ristorante di oggi chiudeva appunto alle 8 di sera. Cioè il continuato dalle 12 alle 8. Allora, qua per qualche motivo c'è un alberone di Natale ancora. E lì c'è un castello. In cima c'è il campanone. Ho detto, siamo a Bergamo. Palesemente Bergamo. Bello scorcio. C'è la vietta illuminata, con rischio di morte multiplo fino in fondo. E poi c'è il castello, è bello. Zidovska Steza. Comunque sì, non c'è assolutamente niente di aperto. Che ora è? Sono tipo le... cosa, le 8 o 9 di sera? 8.46. Non c'è più niente di aperto. Ci sono meno 6 gradi in questo momento. 20.47. Stanotte arriverà anche a meno. Però io volevo fare una cosa con questo albero e adesso la farò. Ok, sto per fare una cosa veramente stupida. Pensavo peggio. Bello. Comunque c'è una roba da dire che è molto molto spaziosa, non è tutta accumulata in un unico punto. Questo penso che sia un o è un museo o è il comune. 1902, che significa? Ci sarà scritto qualcosa in una lingua comprensibile? C'è scritto Francia. No, mi dissocio. Un matematico, il professor Joseph Plemelge. Cos'è sta scultura qua? Cos'è, un pinguino? Un'otaria? Cos'è? Con la neve non si capisce. Ah, c'è una tizia nuda. Ok. Cos'è sta roba qua? Sono gli scavi? Ah, forse sono le robe romane antiche? Può essere? O no? C'è un posteggio? No, perché qua ci sono anche delle cose romane, da quel che ho capito. Tra l'altro vicino a dove siamo noi a dormire. Che c'è lì sotto? Ah, posteggio. Gli scavi romani? Allora, io soffro di vertigini. Sta roba mi fa un po' paura, sinceramente. Però sembra non scivolare. Sembra. Io scendo piano, me ne frega un cazzo. Non c'ho voglia di morire. Vabbè, tutti scendono veloci, solo io vado piano. Mi fanno strapaura le scale. Che bello. Ma hanno messo... è tutto illuminato sotto i ponti. Figo. Cos'è questo? Le lucine. Figo. Bellino sto ponticello. Molto bellino. Un po' pericoloso, si scivola un po'. Però pian pianino, ma che vada, muoio. Ma cosa fanno le caldarroste? Le caldarroste! Passando la campana delle 9. Oh no, ho visto il mio acerrimo nemico. Il Fuse T. Quello schifo del Fuse T, che sa di sciacquatura dei piatti. Bleh. Adesso non so quanto si veda dalla telecamerina, ma sta fumando il fiume. Vedete? C'è tipo la nebbiolina del caldo dell'acqua rispetto al meno 6 che ci sono. E fiuma tutto. Che storia. Stop recording. Qua c'è la statua di un tizio con una tizia sopra e che ha una rosa in mano. Non ho idea di chi siano. C'è scritto solo Preseren. E basta. E io immagino che questi due qua siano i promessi sposi.
palesemente sono i Promessi Sposi. Mi sono fermato lì al chioschetto delle caldarroste. Non sono molto calde, però siano almeno arroste. Comunque 4 euro quelle piccole. Costano uguale ovunque le caldarroste, sempre troppo, a mio parere. Ma dai, sono tiepidine. Dove una? Euro, quanti? Non lo so, sono poche. Ho preso la porzione piccola. Ho preso. Speriamo siano buone almeno. Costano sempre troppo le caldarroste, ovunque tu vada. Infatti per quello che me le vado a prendere nel bosco io. Gratis. Caldarroste. Niente di speciale. Allora, andiamo su per la via, va. C'è una wokeria, ma penso che sia chiusa, sinceramente. Non vedo attività fisica. Ah no, si è aperto. Però dubito di poter mangiare qualcosa qua dentro. Vuoi provare a prendere il team wok? Tu che puoi? No, se puoi mangiare anche te, se no andiamo fino a avanti. Beh, io sicuramente non posso mangiare da nessuna parte, a parte in quel ristorante di oggi. Ma andiamo a chiedere, no? Vabbè, chiediamo, vediamo. Sembrava fosse aperto perché è appena uscito un tizio, invece è chiuso in questo momento. E niente, rip. Yummy Istanbul, in che senso? Cos'è, un kebab baro? Cos'è? Baklava al pistacchio. Non sto capendo la musica lirica. Il nesso logico. Questa credo che sia aperta fino alle 23, mi sa. Questa è aperta. No, qua non posso mangiare niente, però è aperto. E niente, qua al McFranco è aperto. Ma non, mi sa che non ci sarà roba senza glutine. Però non si sa mai. Ma questo, se potessi mangiarlo, mi ispira un sacco. Bacon rosti. Cioè carne, formaggio, il rosti, bacon e salse. E questo qua col formaggio impanato, le mozzarelle impanate nel panino. Ma che bello è! E poi c'è un chicken buckets. Sono confuso. Tu cosa prendi? Visto che puoi prendere roba. Vediamo se puoi prendere qualcosa a testa. Non posso prendere niente, non ci sarà mai niente senza glutine. Non c'è, non esiste. Non esiste, esiste solo. Solo in Austria e in Italia c'è il McDonald's che posso mangiare. Piccoli hamburger. Ah, no, non c'è, non esiste. Promozione, no, non c'è. E niente, il McFranco mi odia ovunque. È infattibile. Adesso cerchiamo un posto. Qua c'è qualcosa di aperto, sembra. Che è? Un pub? Sticky Finger Food. Finger Food. Oh. Niente, abbiamo deciso che la vita fa schifo per me. E quindi io mi mangerò le caldarroste e lui si mangia quella roba lì e i pancake di prima, i puffi. All'andata non l'avevo vista perché al contrario, ma c'è una scritta qua, non so cosa ci sia scritto. Però c'è scritto qualcosa. Non lo so, c'è scritto qualcosa. Siamo tornati dai puffi e i piccoli pancake. Sono veramente piccoli. Hai visto quanto piccoli sono? Sono così. E costano 1,30 euro, credo. Ci sono anche i premium, 1,50 euro. I posipi. C'è anche l'orsone. Cosa va di più? E che bellini, sembrano quelli di polpo, come cavolo si chiamavano quelli che avevi mangiato? Non mi viene in mente, quelli in giapponese insomma. Speriamo ti piacciono. Alla fine 10,590. Non è male. Oh, non lo so. Oh. A che gusto hai preso? Ferrero Rocher. Oh, buono. Sono dei pancake takoyaki. Pancake-oyaki. Ma sono interessanti. L'odore è buono. Potessi assaggiarli, direi. Quindi vi dirà lui come sono buoni. Se lo sono. Ah, ok, ci ha messo lo zucchero a velo e poi adesso ci mette sulla la sbrodolata di cioccolato lì dei Ferrero Rocher. Anche Ferrero Rocher sono 16 anni che non li mangio, sono proprio buoni. Almeno me li ricordo buoni. Sono buoni? Sì. Ok, mi fido.
Assaggia. Non mi sembra molto caldo, sinceramente. Ci stai soffiando sopra? Come sono? Vale la pena? Buoni? Dall'espressione sembra di sì. Bastardo. Maledetto. Tutta una consistenza leggerissima, stranissima. Sono tipo dei pancake, infatti. Quindi, cioè. Molto leggera. Buono. E la salsina lì sopra? Ferrero Rocher, però anche questo spacca. Non cade troppo, sì. Ma è calda? O rimane liquida per... No, è tiepida. Ah, ok. Allora, fra un po' si blocca, diventa un blocco unico, ti conviene mangiarli veloce. Dai, ripeti quello che hai detto. È veramente tanto che non mangiavo un pancake così buono. Quindi voto? Leggero. Voto? 10. Voto 8 su 10. 8 su 10. A parte il costo, che secondo me ce l'ha pompato su perché siamo turisti, perché... No. Non lo so. Non lo so. Sulla lavagnetta c'erano delle cifre diverse. Però non si sa cosa c'era scritto. Poi già ha detto cash only. Quello un po' sospetto lo è. Però vabbè. Adesso vediamo quanto è calata la temperatura, perché fa decisamente più freddo di prima adesso. Ma questo qua col cane a pelo corto, così non gela. Meno 7, te l'avevo detto. L'umidità che è quella. Sì, però è anche calata la temperatura. Non solo più umido, ma anche più freddo. Questo è il classico cestino della differenziata italiano. Con carta plastica indifferenziata e un unico cestino sotto con tutto assieme. Qua c'è sto ristorante che si chiama Baltasar. Fa roba, penso francese, boh. No, Baltasar, che cazzo il nome è, boh. E ci sono ste cose qua con le copertine sopra per chi ha freddo, e tu c'è il pelo già di base sulla seduta. Carino. Tanto bello è lo schiaccianoci. Soldatino di schiaccianoci. Be tua madre. That tonight's gonna be tua madre. Minchia. Comunque i meno 7 si vedono e si sentono, eh? No. Comunque sì, veramente siamo su Navigli e ho appena visto un ramen bar che però è chiuso. Tonkotsu, Tokyo Style, Shoju, Sardine, Shrimp, Tomato, Miso, Cheese Curry. Posso niente io, come sempre. Che gioia. Comunque sì, siamo veramente sui Navigli. C'è il fiume, ci sono i bar, siamo sui Navigli. È Milano. L'albero di Natale che avevamo visto passando dalla prima, non è un albero di Natale, è una copertura per la fontana per non farla ghiacciare. Pure video sorvegliata, cazzo. Sì, video sorvegliata, boh, sarà una fontana importante, non lo so. L'hanno pure coperta. Cioè, non penso che si rovini facilmente una fontana in pietra. Però. Oh, pizza napoletana. Niente. Prendiamo una pizza napoletana? Stiamo andando in teoria a una pizzeria che è aperta fino a mezzanotte e fa anche le pizze senza glutine. Quindi, boh, vediamo. Che nuova speranza. Esatto. Dovrebbe essere a 5 minuti da qua, ma ho i miei dubbi. Questa è la libreria universitaria nazionale di sto cazzo. Carina sto portone. Da notare che entrano tutti da questo, quindi questo è super lucidato e questo invece è tutto ossidato. È tutto in metallo. Che roba strana. Ok, siamo arrivati e la pizzeria Foculus. Sperando che l'orario sia giusto e non sia chiuso oggi. Però l'insegna è luminosa, quindi immagino sia aperto. Ci sono delle transenne, no? Sì, ci sono le transenne. Niente, non possiamo entrare. Pizzeria Foculus, qualità tradizionale dal 96. In che senso tradizionale? Che io sappia non è molto tradizionale della Slovenia la pizza. Allora, sì, hanno la pizza senza glutine, hanno Moby in TV e hanno una statua di una tizia con un vaso. Sembra bello, l'odore è molto cipolloso, tante cipolls stanno cucinando, probabilmente tante pizze cipolsose. Stavo guardando il menù, vabbè, la margherita, napoletana, eccetera, la quattromaggia, la formaggia. Ma ci sono nomi strani, quattro stagioni, c'è la Billy,
a bufala, a San Marco, però, la scusa, francescana. Anche la margherita, perché lo chiamano Gouda? E non lo so, c'è il Gouda al posto della mozzarella. Ah. Il Gouda. Ah. Non capisco. Pesante. E infatti nell'esposito c'è la mozzarella. Ah sì? Sono confuso. Poi tra l'altro c'è la small e la large. Margherita con le olive. Boh. Non capisco. E io comunque ho preso da bere un tè freddo, tipo tè bianco con cose varie dentro. Fragole qualcosa. Buono. La birra buona. Birra buona? Mm-hmm. Ottimo. Ok, stiamo per mangiare questa trevisana. Lui la trevisana senza il coso, ma con... Ma no, allora sono pinoli. Non sono noccioline. Sono pinoli. Direi di sì, sì. Ah, minchia. Come sono i pinoli? Oh. Sono quelli... Minchia di... Visto. Ma scusa, ci avevi detto peanuts? Peanuts sono le noccioline. Vabbè. E niente, mi sa che la pizza, questa mia, senza glutine e con le basi già fatte. Vabbè, non è che posso pretendere più di tanto in realtà, eh. Già siamo all'estero. Trovare senza glutine è già un miracolo, quindi. La domenica alle 11. Cosa? Ah sì, la domenica alle 11. Tanto chiude a mezzanotte, quindi non abbiamo neanche tanto tempo. Ah! Minchia, se scotta la mia. Non riesco neanche a tenerla. Ah, arcadia. Thank you. Beh, faccio una nasocam come non le facevo da tempo. Ah, 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 ah. Oh madonna. Sono ustionato. Non so. La pizza all'estero sembra, è molto croccante, però vabbè. Pomodoro acido, mozzarella cicca, che non so di niente. Ti dirò, non è neanche nella top 10 delle peggiori che ho mangiato. No. Però è poco saporita. La mia sa di veramente poco. La mozzarella non sa di nulla, o qualche mozzarella Gouda, non lo so. Il pomodoro si sente, sì, ma è crudo, è un po' acidognolo. Sì. La pancetta sopra non sa assolutamente di niente, zero. Ah. Sa di bruciacchiato. E la trevisana è l'unica cosa che si sente, è l'amaro. Vabbè. Tutto sommato ho mangiato di molto peggio. Stop recording. Ok, siamo usciti dalla pizzeria. Quanto hai pagato alla fine? Scusa. 29. Sei uno stronzone, potevo offrire io. Ma anche mi ho offerto i panini. Ti ho offerto i panini, ti ho offerto i pancake, ti ho offerto. Dai. Comunque, no, se siete italiani ve lo sconsiglio di andare lì, sinceramente. Se siete celiaci e disperati, sì. Diciamo di sì, ma se potete mangiarla anche da altre parti, no, no, decisamente no. Piuttosto di fronte c'era un thailandese. Allora, adesso stiamo tornando a casa. Lui, tra l'altro, ha il resto della pizza avanzata lì, che non so come farà a mangiarla, quei pinoli. E niente, la temperatura è decisamente scesa ancora, o sbaglio? O sarà perché eravamo dentro al caldo? È l'umidità che... Ah, ma è scesa anche la temperatura, mi sa. E niente, volevo dire una cosa, ma mi sono dimenticato, quindi non la dirò. Continuo a vedere sti cartelli di Stickermania, che non ho idea di cosa siano. Sono... Spar. Che... Mi fa paurissimo. Ah, della Spar. Non l'ho neanche notato. Ah, se non sbaglio siamo tipo arrivati là, no? Ok, siamo tornati a Villa del Mona. E let's go. Guarda che bellino che sono, tutto deformato dallo specchio. Comunque il mio outfit è questo. Questo è come sono in giro. La telecamera in tasca, il treppiede. Due paia di pantaloni, uno termico e uno normale tutto. Scarponcini, stivali termici. E sotto due maglie termiche
e basta. Sono abbastanza leggero, cioè proprio roba leggera, non fa così freddo.